Vorrei passare un attimo, vorrei invitare al tavolo Gian Filippo, autore delle opere di Granelli di Salvia, perché in questa pubblicazione delle versi, questi attimi d'amore, come li definisce Andrea Sporcigna in una bellissima recensione che manda in spagnolo, l'artista inserisce delle opere tratte dal suo discorso impatto ambientale, di questo che vorrei invitare appunto l'artista a parlare. Non si tratta quindi tanto di raccontare il perché sono state inserite nelle opere, perché è un discorso autonomo, cioè i versi sono autonomi da quanto riguarda l'opera artistica, non l'opera pittorica. Io invito Gian Filippo a parlare del tema dell'impatto ambientale per chiudere un po' questa edizione del Pixit 2019. Grazie a tutti, grazie a Maria Pia, grazie anche alla casa editrice Sextante, grazie a Lucia Marti che non è qui presente, che anche col suo consenso ho avuto la possibilità di inserire in questa immagine questo bellissimo libro di poesie. E adesso è ormai alcuni anni che porto avanti questo discorso, il tema creato sull'impatto ambientale. Ho iniziato il mio lavoro dal 2013 e ho inserito dentro dei lavori che parlano della desertificazione, deforestazione, dell'aumento delle temperature, e questo causa diversi problemi ambientale. Il fatto di quando ho pensato, di lavorare su questo tema, ho riflettuto molto, perché mi sono detto: come faccio a creare un messaggio e nello stesso tempo rendere un lavoro, un'opera d'arte, almeno penso che sia venuto fuori bene, e che sia esteticamente bello? Ecco, questo è stata una cosa molto più difficile, perché secondo me l'arte è divisa in due parti. Allora c'è l'arte, quella decorativa, quella in cui uno appende un quadro in casa e gli arreda la casa, e poi c'è un altro aspetto dell'arte che è quello di un valore aggiunto, che è quello che deve dare un messaggio. E giustamente l'artista, l'arte in sé, deve insomma dare un messaggio nell'epoca in cui sta vivendo, e la nostra epoca in cui stiamo vivendo c'è questa sensibilità verso l'ambiente molto forte, e i cambiamenti climatici attualmente sono sotto i nostri occhi. E niente, ringrazio il programma di Appia.